Ha lasciato l'ospedale Monaldi di Napoli il giorno dell'Epifania. Arturo, lo studente 17enne, gravemente ferito da una gang di giovani poco prima di Natale in Via Foria. Dopo aver ricevuto la visita del cardinale Crescenzio Sepe, è arrivato in corsia per consegnare al ragazzo una calza piena di dolci e un orologio. Per la mamma e il papà invece una corona del rosario con l'immagine di San Gennaro, realizzata dai detenuti nella casa del carcerato, che la diocesi di Napoli ha costituito da qualche anno. Un regalo di preghiera e speranza perché da questa tragica vicenda possa nascere un sentimento di pace e solidarietà, soprattutto tra i più giovani, ha sottolineato il cardinale. Intanto, sul ferimento di Arturo, sono concentrati squadra mobile e procura dei Colli Aminei. Ci sono due minori indagati, per uno dei quali il GIP Pietro Avallone ha motivato la custodia in carcere. Un quindicenne rinchiuso nel carcere minorile di Airola da Natale, che si dichiara innocente. Arturo, vivo per miracolo secondo i medici, migliora visibilmente, ma porterà ancora a lungo profonde e vistose cicatrici, quella sulla pelle e quelle interiori. La banda non è stata ancora del tutto identificata, sono quattro complessivamente i ragazzi nel mirino. Maria Luisa Iavarone, la mamma di Arturo, è profondamente addolorata, ma nello stesso tempo determinata ad andare avanti in questa battaglia per la legalità. Oggi Arturo torna a casa, speriamo che cominci per lui effettivamente una fase importante di recupero e soprattutto di superamento del disturbo post-traumatico da stress, che comunque è un momento complicato sul quale continueremo a lavorare, oltre la voce che risulta ancora essere purtroppo molto danneggiata. La visita di Sua Eminenza è stata per noi un'occasione di straordinaria, come dire, restituzione di senso all'orrore e alla tragedia che ha visitato le nostre vite nelle ultime 3 settimane. Speriamo che la guida spirituale e soprattutto l'attenzione anche delle istituzioni continui ad essere alta su questo fenomeno che ha veramente avuto dei contorni orrorifici. Il cardinale ha proposto in maniera molto fattiva e concreta un tavolo si regge su delle gambe, le gambe le dobbiamo costruire tutti quanti assieme, sono gli accordi con le istituzioni, sono sicuramente il dialogo con questi genitori disfunzionali, i controlli e i sistemi di valutazione delle misure di contenimento del rischio. La scuola, che è un grande alleato, un grande partner, ma la società civile soprattutto, si deve stringere intorno a queste proposte che hanno assolutamente il valore della rinascita di questa città.